Allora, mi arrivano sempre un sacco di domande tutti i giorni su come poter fare a trasferirmi di qui, come poter fare a trasferirmi di là, se Londra potrebbe essere una buona città per me, se l'Australia va bene, se il Kilimangiaro c'è il sole, tutte queste domande qua che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Riguardo alla mia esperienza posso dire questo, che comunque quando c'è una città che ti piace e stai puntando a trasferirti lì o comunque puntando a passare del tempo lì o a pensare anche solamente di viverci un mese, due mesi, un anno, la cosa migliore che puoi fare è cominciare a essere in quel posto, anche se non hai una casa dove stare, anche se non hai un lavoro, cosa fare, qualsiasi cosa, comincia a sentire l'energia di questo posto, comincia ad andare in questo posto, comincia a capire come ci si sente. Magari ti sei fissato che la California è il posto dei tuoi sogni dove vivere per tutta la vita, poi arrivi e scopri che invece ti fa cagare, e allora è meglio saperlo prima, no? Quindi la cosa migliore che puoi fare, la cosa che consiglio sempre quando mi scrivono le solite domande, secondo te faccio bene a trasferirmi qui o là, o l'economia, c'è la crisi, è vai due giorni, tre giorni, senti come l'aria, vedi come sono le persone, cerca di capire come ti senti in questo posto e poi decidi, basta, la cosa, niente di più semplice, anche perché più delle volte succedono cose magiche quando siamo nel posto giusto, al momento giusto, e quando siamo in un posto che è il nostro posto. Succedono cose che non ti aspetti, tipo che magari ti contattano per un lavoro lo stesso giorno, o magari, che ne so, scopri, hai delle intuizioni che magari nel posto in cui vivi non avresti. Provare per credere, questo è l'unico consiglio che ti do. Se hai intenzione di andare da qualche parte e trasferirti, parti, due giorni, ora, e non pensarci più, fallo, ok? Buon viaggio!